lasciando l'incombenza di padrone del palco a Vito, io mi permetto soltanto di dire che abbiamo forse un nuovo amico, Edoardo Vianello. Grazie, ce lo fai, grazie di tutto. Io chiedo umilmente a Edoardo, se ne ha voglia e se se la sente, di lui, sapete che ha centinaia di successi, lo sapete, no? E se lui avesse voglia, io non so, glielo chiedo, se gli danno una chitarrina, così, perché lui piace da solo, capito? Non ha mica bisogno di nessuno. Se vi fa una cosettina, a noi è gradita, vero o no? Un plettro quello, un plettro, per favore. Ce l'hai? Edoardo, mettiti in mezzo ai cosi, ai... ma io non lo voglio tirare sulle mezzo, io non so, vai via. Di persona i Vatus. Questo popolo meraviglioso che mi ha portato tanta fortuna. Beh, mi ricordo che sono arrivato in un loro villaggio dopo aver fatto un viaggio avventuroso. Voi sapete che i Vatus vivono nel continente nero. Certamente voi sapete che i Vatus vivono alle falde del Kilimangiaro. Sono 50 anni che ve lo sto dicendo. Beh, sono arrivato in questo villaggio mentre stavano celebrando una grande festa. Si chiamava Vatussa Comics. Ma pure loro andavano alle feste. Allora, stavano alla festa e ballavano, cantavano, perché sono straordinari. Ballano in una maniera incredibile. Pensate che i Vatussi hanno inventato tanti balli, il più famoso... Balli balli! Ah, questo lo sapevate. Ma la cosa che mi ha impressionato di più è stato il loro modo di cantare. Non immaginavo che avessero delle voci così cristalline, così limpide, belle. E allora mi sono soffermato a sentire questi canti nella notte equatoriale, quando all'improvviso mi è arrivato all'orecchio un qualcosa che mi suonava di familiare. Ho detto, ma com'è possibile? Qua, al centro dell'Africa, dove nessuno sa che io sto qui, una cosa che mi appartiene. Allora ho chiesto all'interprete che stava con me, Abdu qua. Ah no, si era spostato. Gli ho chiesto che cosa stesse dicendo. Mi ha spiegato che stavano facendo una preghiera, loro sono molto religiosi, e sognavano un nuovo fumetto, ognuno c'ha i suoi sogni,
un nuovo fumetto sulla striscia del loro giornale da Tusso Sera. E allora stavo facendo prima, signore, fa che arrivi questa striscia nuova perché con quelle vecchie ci siamo stufati. Questa era un po' la preghiera, che nella loro lingua, ecco, e qui c'è la cosa curiosa, signore, faccia che arriva una nuova striscia, si dice paraponzi ponzi, roba da non credere. Infatti non ci avete creduto nemmeno voi. No. Non importa, però siccome anche a noi ci piace ogni tanto leggere qualche storiella nuova, vedere qualche striscia diversa, qualche personaggio curioso inventato dalla fantasia dei nostri umoristi, vogliamo unirci al coro dei Vatussi e vedere che cosa esce fuori domani sul giornale? Na 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 na. Non esce niente, perché dovete essere più convincenti. Il dio Vatusso è permaloso. Na 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 na. Nel continente nero. Alle fate del Kilimanjaro. E ci sta un popolo di negri che è inventato tanti fatti più famosi e latticanti. Aliganti, aliganti. Siamo i Vatussi, siamo i Vatussi. Gli altissimi negri. Ogni tre passi facciamo sei metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Vatussi. Ah. Siamo i Vatussi, siamo i Vatussi. Gli altissimi negri. Il mio corpo di ballo è lo più basso, è lo più basso. È alto tre metri. Ogni capanna del nostro villaggio ha per lo meno tre metri di raggio. Siamo i Vatussi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Vatussi, siamo i Vatussi. Gli altissimi negri. Ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo sei metri. Quando le donne trigiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore. Siamo i Vatussi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Vatussi. Preghiera nel continente nero. Alle fate dei Kilimanjaro. E ci sto popolo di negri che ha inventato tanti falli più famosi e tanti galli, agli galli, agli galli. Signori, grazie, per me è stato un onore cantare con la band di Giro Tommaso e soprattutto con il coro Arcobaleno, bravissimi! Auguro un grande successo alla manifestazione di Lucca, speriamo di vederci l'anno prossimo, arrivederci! Grazie, grazie, e i ragazzi del coro desiderano, non del coro. Esatto, i ragazzi della band vogliono offrire a Edoardo un ascolto di Ciberdello.